Salve onorevoli, rieccoci qui in questo nuovissimo episodio. Siamo su Gord, in questo episodio dove dobbiamo un attimo comprendere qual è il vero senso della vita. Forse il cannibalismo nella situazione in cui ci troviamo, dal momento che la scelta più saggia fino ad ora proposta e che potremmo accettare è proprio quella di iniziare a cibarci dei nostri simili. Ok. Vai via, vai via, vai via, andate tutti via. Ok. Drazan. Drazan è stato scordito, ma è ancora vivo. Drazan, dove cazzo vai? Ok. Fanculo che non avete fame. Voi vi cibate dei vostri nemici. Voi siete i vostri nemici. Probabilmente è la cosa più vera che abbia mai detto fino ad ora. Però state resistendo da Dio, c'è da dire. Pergamena delle cronache. Ragazzi, che cazzo. Piccolo totem, piccatelo su per il culo. 26 di oro. Cronache. Qualcuno mi va da qui, qualcuno mi va da qui, qualcuno mi va da qui. Quello non si esplora. Però stiamo andando molto meglio di quello che sembra, oggettivamente, ve l'ho detto, ragazzi. Sono molto più fiero di come sta andando, perché fino a quando continuiamo a combattere, la sanità mentale dei nostri amici non combatte, anzi aumenta, proprio perché sono felici di spargere sangue. Usciti da queste montagne non sarete più la piccola tribù dell'alba sperduta e impaurita, sarete i figli del sole, porco Giuda. Voi mangerete i vostri nemici, voi vi cibate di battaglia, non avete bisogno di campi di grano, pescatori. La vostra vita è la morte, e la morte è la vostra vita. Da quando abbiamo visto l'orrore nello scorso episodio ci siamo tranviati in una maniera paurosa, ma veramente paurosa. Però sta funzionando, eh. E giustamente chi mette le guardie a cazzo di gargoyle mi sembra giusto, no? Il resto, voi non avreste messo a guardia un gargoyle? Ok. Qualcuno può aprire questo cazzo di scrigno? Dente di serpente, piccatelo per il culo, tu hai il dente di serpente. Però se mi permetti, qui mi dici che c'è una roba, giusto? Di certo è essiccata. Dov'è questa roba? Cioè, dov'è? Abomini alati, no, io volevo la sfida. Sì, però tu non mi avvisi su che cazzo stiamo facendo qui. Quanto tempo abbiamo ancora? Non è positivissimo il tempo che ci stiamo impiegando, eh. Ok. Aia. Andate via, andate via, andate via, andate via, andate via, andate via, andate via. Ok, ora potete continuare ad attaccare. Abomini alati. Il mostro alato è stato abbattuto. Chorus ha appena perso un altro scagnozzo. Perde queste terre e saranno di nuovo nostre. 200 sanità, 500 sanità, metà leg. Vabbè, 100 fede. Chi se ne frega, la tua grande missione era ammazzare un abomino alato, facendomi perdere non so quanta salute i miei ragazzi, grazie, grazie, non sai nemmeno quanto sono felice. Beh, che quello mi sa che era uno leggendario, sai? Fammi prendere un po' questa roba. Dente di gargoyle, beh, ti dirò, in realtà molto più utile di quello che sembra. Perché mi aiuterà a trovare, cioè a ammazzare gli altri gargoyle, anche sempre se non li abbiamo già sterminati tutti. Un oggetto abbandonato. E che oggetto è, puttana troia? Tu. Dito deforme. Ah, è questo il famoso oggetto. Ma piccatelo per il culo, tu hai il dito deforme. Ok, 25 di argilla. Stanno benissimo, fidati. Chi è che ha tutti i pezzi? A chi avevo dato tutti i pezzi di morte? Libera, o come cazzo si chiama lei? Sai, vero che se li ho persi a causa del caricamento io bestemmio in turco?
Io bestemmio, eh. Io inizio a bestemmiare. Io inizio a bestemmiare, io li avevo raccolti, erano nel mio inventario. Erano nel suo, se non sbaglio, sì. Boh. Spero che si intenda semplicemente che appena li prendi scompaiono, perché sennò veramente trovate un Larax che inizia a bestemmiare anche tanto e anche forte, anche in maniera molto arrabbiata. No, abbiamo più che altro bisogno di costruire un vero e proprio corvo, è diverso, ragazzo mio. Ok, controlliamo un attimo. Sì, cibo, 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 così almeno non dobbiamo pensare al fatto. Per un momento non dobbiamo pensare a combattere. È tipo un circolo vizioso. Per rimanere in vita dobbiamo combattere. Però allo stesso tempo più combattiamo più perdiamo vita. Quindi più dobbiamo trovare questi fioretti rossi qui. Ok. Va bene. Diciamo che è normale. Ok. Prendetemi qui. Oro. Qui. Però io mi sto perdendo e devo concentrarmi anche tanto. Perché non posso permettermi di perdere troppa troppa salute e tantomeno stare troppo lontano dal combattimento. Ah, ne abbiamo portati due, ok, quindi bastava semplicemente avvicinare. Ma dimmelo prima, porco Giuda, eh. Cioè, perché all'inizio mi diceva zero, mi ha fatto spaventare come non mai. Pensare che si era buggato e devo iniziare tutto da capo questo pellegrinaggio del cazzo, ma anche no, cioè. Anche no. Prende il pezzo di morte. Ok. E direi che ci possiamo dirigere verso l'ultimo punto. Ok. Poi c'è il fatto che magari qui la pergaminina ce la prendiamo, ecco. Sembra piuttosto vecchia, grazie al cazzo. Grazie al cazzo. Ok. Questa l'abbiamo vista? Certo che no, dammi del cibo. No, oro! Ficcatelo in culo l'oro, mi serve il cibo! Ragazzi, no, no, ragazzi, no, no, no. Morte è bella, però non si osserva. Non per troppo tempo, almeno. Perché voi poi impazzite. Offerta accettata. Ah, proprio lo dice così. Offerta accettata! Cazzo, è tipo lo scontrino, il timbro. Puk, offerta accettata. Andiamo avanti, vabbè, io ragazzi sto impazzendo. Ma perché mi tengo sempre in movimento e devo pensare a tante cose oggettivamente? Perché voi mi vedete semplicemente che sto tirando avanti con i pulsanti, ma in realtà sto guardando la minimappa intorno. Tengo sempre occhiato il cibo, la sanità mentale. Non è per un cazzo semplice, non è per un cazzo semplice, onestamente. Poi i miei ragazzoni che un po' iniziano a perdere ora sanità mentale. Non è bello vedere il tuo corpo che inizia a soffrire. Ok. Forse potremmo ignorarlo, eh. Poi facciamoci un bel salvataggio. 58, 59, mi perdonatemi. Proviamo comunque ad attaccarlo, perché tanto vale ne abbiamo ammazzati quasi tutti, tanto vale l'ultimo che fai, non lo stecchi. Ah, missato. Bellissimo missarlo in maniera così brutale. No, andate via. Colpite. Ok, tutti felici. Siete degli eroi, ragazzi. Non siete felici? Avete ammazzato una cosa bruttissima. Arco, un altro arco del fulmine. Non avete cagato il cazzo con questo arco del fulmine. Grazie, ma rifiuto. E grazie, ma no. Veniamo qui. Cibo. Andiamo avanti a pezzi pezzi di cibo praticamente. Ora prendiamo un pezzettino da qua, ora prendiamo un pezzettino da là. Qui ho dimenticato il pezzo di morte.
Avevi un compito, l'hai pure fallito. Guarda tesoro, dovevo ritornare indietro e avrei iniziato a bestemmiare come un turco perché mi hai tolto il mio... non mi è impedito di completare questa missione, per me sarebbe stato veramente traumatico, lascio andare. Anzi, però, muovetevi un minimo più in branco, ecco, fate finta di essere una colonia. Per resistere ancora mezz'ora, ragazzi, non so se ce la faremo, onestamente. Abbiamo già esplorato, credo, buona parte della mappa, abbiamo sterminato buona parte delle persone che ci lavoravano. Quindi non mi fa impazzire. E ora? Il fatto che ti ho portato l'offerta non vuol dire che mi devi mangiare. Ah, tutto qui? Wow, che onore. La morte si è inchinata a noi. Dai, ma almeno mi potevi dare un oggetto unico, puttana Eva, eh? E che cazzo. Ah, oh, che odio. Manca ancora un sacco di tempo. Come cazzo faremo a sopravvivere? Continuando a uccidere le bestie. È l'unica opzione che abbiamo. Ok. Fantastico. Iniziamo a prendere altro cibo. Perché di fondo questa è l'unica mappa dove potrei fare una roba simile. La stavo pensando, l'ho avvisato, già avevo avvisato qualche episodio fa che sarebbe stato carino provare a muovermi come un'orda o magari muovere solo dei guerrieri. Certo, non sono tutti dei guerrieri, ma faremo finta che lo sono. E per ora ci bastano, onestamente. Per ora stiamo resistendo anche abbastanza egregiamente, stiamo subendo poche perdite. Stanno anche migliorando molto nel combattimento. Ok, cibo, 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 che bello. Oro, oro, cibo. Mi hai dato della legna, probabilmente. E due coglioni. Qui abbiamo un altro recinto. Ma poi qui doveva essere difficile, ma in realtà con tutto il cibo che abbiamo, chi se ne frega del resto, alla fine ci basta solo unicamente del cibo. Non ci serve molto altro. Dal momento che se noi dobbiamo semplicemente resistere e aspettare, tanto vale che rimaniamo qua. Poi magari noi costruiamo l'accampamento, arrivavano 2000 attacchi, dovevamo difenderci, attaccare. Invece noi facendo questa roba magari stiamo paradossalmente prendendo la via più semplice. Non ne ho la minima idea perché questa è una assoluta e totale avventura. E arrivato dove sono arrivato vi dico che io la concludo così e nemmeno voglio sapere cosa succede, diciamo al contrario, se noi costruiamo il nostro avamposto. Anche perché ci troviamo nella situazione in cui innegabilmente è impossibile fare una ritirata e sarebbe per me una grandissima assoluta rottura di coglioni provare anche solo a come si dice, pagnotta di ricrescita. La persona che trasporta questo oggetto non avrà più bisogno di cibo perché il suo consumo di cibo sarà ridotto a zero. Oh, che culo. Uno che non mangia. Tu stai a posto. Tu togli la sacca grande e mi prendi questa. Mi prendi quella. Sì, ragazzi. E questo è il pane? No. Dove Cristo è finito il pane? 17 unità d'oro perché il tuo Gord non ha abbastanza spazio. Voglio vedere chi è mai arrivato in una partita di Gord a avere fin troppo oro. Eccolo, dov'è il pane? Ma cazzo, avvisami. È questo, vero? Sì. Eccolo là, che non possiamo usarlo. Puttana Eva! Puttana Eva! Allora, ti riprendi, che cosa avevi? La bisaccia grande. Uno che non ha accessori. Categoria, equipaggiamento. Rimedio, togli rimedio. Prendi il pane. Oh, perfetto. Ora mi sento felice.
Avanziamo, tanto loro non lo possiamo prendere nemmeno più di tanto. Non ci conviene nemmeno stare lì a prendere ogni singola monetina, perché chiaramente quel cumulo è molto più duro di quello che rappresenta. Però chiaramente ci conviene evitare di prenderlo tutto, perché magari più tardi loro veramente inizia a finire e avremo bisogno, disperato bisogno aggiungerei, di dare soldati, di dare oro ai nostri soldati. Ok, steccate la regina ragno leggendaria qui, tanto 3 secondi, come vedete è veramente imbarazzante la semplicità con cui l'abbiamo ucciso. Yay, siete degli eroi ragazzi, però mettetevi anche un po' qua, un po' qua, ecco, ammazzate tutti questi così. No, Joshua allontanati, Joshua si allontani, Joshua non mi muoia per il veleno. Ok, pane fresco, perfetto, cibo. Ok, vi posizionate un attimo tutti qua, abbiamo ancora un po' di stamina, oltre che un po' di cibo, possiamo resistere mentalmente. Tu invece non resisterai per un cazzo, perché probabilmente morirai a breve. Però a parte quello, direi che voi tre siete intoccabili per il vostro equipaggiamento. Tu mi lasci l'ascia comune e mi vai a prendere l'ascia pregiata. Ah, solo un brandi ascia da puoi usare. Che tristezza. Io che pensavo che era una signora ascia, invece è una normalissima ascia. A questo punto ti riprendi l'ascia pregiata. Per quanto riguarda te, Gresh, tu stai anche a posto così. Tu... questo pane... sì, ha questo pane. Ninnolo, mi lasci il ninnolo della fertilità e mi prendi il pane fresco. No. Dove l'ha preso il pane fresco? Qualcuno ha parlato di pane fresco, eccolo là. Meno 25 consumo di cibo. Alla fine faremo praticamente un'intera sezione di persone che non soffrono, non soffriranno minimamente la fame, zero, saranno immortali fondamentalmente. Ok, e anche questa zona è esplorata. Direi che la mappa è quasi tutta esplorata, se non tutta esplorata. Non ci rimangono solamente che una lunga serie di bestemmie, perché siamo ancora a 20 minuti, io 20 minuti a questi che cazzo vi faccio fare? Balli di gruppo? Ci mettiamo intorno al falò e balliamo la maramba? Ci cantiamo storie dell'orrore facendo finta che non stia morendo l'intero popolo di fame? Puttana troia. Per ora almeno andiamo a prendere delle cure. Grazie a Dio che non le ho mangiate tutte. Joshua, prendile tu che sei quasi mezza morta, ecco, gentilmente. Che fare ragazzi, che fare? Non ho la più pallida idea, abbiamo esplorato l'esplorabile effettivamente. Credo che abbiamo anche razziato il razziabile. Ben poche cose ora ormai ci rimangono da esplorare. Forse ci dovremmo spingere o verso questa zona centrale, però c'è un costolone di roccia assurda, quindi dubito. O più concretamente dovremmo iniziare a spostarci di qui. No, una cosa non dovevi fare, una. Camminare sulle cose che si rompono. Oh, pane fresco, che bello. Adoro quando mi trovate del pane. Ok. Ora troviamo un altro che non deve consumare cibo. Allora, tu sei a posto. Tu, Gresh, sei a posto. Tu hai il pane. Tu hai già il pane fresco. Tu hai già il pane fresco. Accessori. Questo è considerato un accessorio. No, attrezzo. Accessorio. No, allora mi lasci questo, amico mio. E purtroppo prendi il pane fresco. Mi so che mi dispiace. Qualcuno doveva pure dirtelo, ma dove cazzo avete messo il pane fresco, signori? Cagatemi fuori il pane fresco. No, dai ragazzi, dove cazzo è il pane fresco? Era qui. Ho visto l'icona che usciva. Niente, mi sono rincoglionito di un botto. Io ero sicuro che da qualche parte qua stava, però vabbè. Sì, ma siete anche un po' coglioni, potete smetterla di muovermi come se siete un branco di elefanti, porco Giuda.
che siete assettati di sangue, vendetta e tutto il resto, però con calma, tranquillità, riusciamo a risolvere tutto. Caro Rotto, dammi del cibo. No. Puttana Eva. Tomba! Dammi del cibo. Ormai ci stiamo ripercorrendo sempre la stessa mappa. A questo punto, signori, vi direi che ci vediamo direttamente se riesco a sopravvivere, se trovo qualcosa per cui sopravvivere. E signori, iniziando a ingrandire la mappa, ho scoperto che ci sono zone che non ho ancora esplorato. Quindi buttatevi a pesce morto contro questa regina del cazzo. Così recuperate anche un bel po' di stamina per il fatto che siete dei grandi eroi che ammazzano una regina ragno. Ok. Guardate quei belli ragnetti che camminavano sul culo della regina. Ok. 17 cibo, ma vieni, che grande bellezza. Nulla. Oro. Vaffanculo, tu e l'oro. Non mi serve dell'oro. Mi serve del fottutissimo cibo. Mi mangio i lupi. Mi mangio gli umani. Mangiate qualsiasi cosa. L'importante è che funge. Mentre ingrandisco anche la mappa, perché soprattutto con i tesori mi aiuta moltissimo a capire dove sono e che tipo di roba sono, più che altro. Ok. 19 punti salute. Direi che ci possiamo fare un giro e andare a vedere quel cadavere lì. Ok, non che sia di fatto utilissimo ed essenziale, però quantomeno ci permette di avere... Guarda lì che è proprio entrato nelle linee. Porco di merda. Porco. Uccidete questo porco del cazzo. Ok. Qualcuno prende un po' di sanità mentale, so che state impazzendo. Ma in realtà stanno ancora bene. L'hanno proprio voluta prendere, al contrario. Ok. Miei piccoli sacchetti. Io amo quando vedo queste robette di pietra. Significa automaticamente buona probabilità di cibo. Non assoluta, ma buona. Ok. Trovami del cibo. Cibo. No, andiamo. Smettetela con la legna. Non è che può essere legno, ferro, qualsiasi cosa, siamo al massimo. Nulla, eh. Siete proprio dei pezzi di merda, vaffanculo. Ho chiesto solo un po' di cibo. Qui c'è l'intero accampamento dei miei... Sto cazzo, non mi serve. Ok, proviamo ad attaccare ora che li abbiamo un attimo allontanati, perché non volevo attaccare 40 direttamente insieme, fondamentalmente. Yeah, esultate perché siete grandi guerrieri. Bravi, bravi, bravi. Più stamina, più stamina, più stamina, più interiore. Noi siamo più selvaggi di voi. Noi ci cibiamo della vostra resistenza. Non l'avete capito? Ok, ammazzateli tutti. Non apriamo per nessun motivo al mondo le gabbie. Se no, più persone escono, più sono bocche da sfamare. E nel mentre che ero qui ho notato un'assoluta e totale bastardata. E cioè il fatto che io ho visto qui questa gabbia e ho detto, ma perché l'avranno messo lì? Solo dopo me ne sono accorto, era pieno di triboli, ho tirato dritto contro tutti i triboli. Proviamo comunque a salvare, vedere che persona è. Non so, magari è un personaggio unico, importante, che vale la pena tenere in vita. Vale la pena sfamare in questo caso. No. Manco per il cazzo. Non vale un cazzo da sfamare. E in questa situazione drastica, il gioco ha uno squisito senso dell'umorismo, divertendosi anche a prendermi per il culo. Cioè, evento speciale. Caccia al mostro. Chi è l'alfa? I nostri ricognitori riferiscono di aver avvistato alcuni lupi che portavano della carne in un avamposto fatiscente qui vicino. Girano voci inquietanti su una bestia. Su una bestia gigantesca che vivrebbe al suo interno. Lynx suggerisce di affrontare il pericolo e impossessarci del cibo. Consiglia di usare l'incantesimo sete di sangue per infliggere nelle persone la forza e il coraggio necessari a sconfiggere questa bestia nella sua tana. Possiamo uccidere il lupo? Possiamo guadagnare 100 di vita, sanità mentale, fede, oro, ma vuole che usiamo grido di battaglia. Allora, puttana tua madre, io non uso il grido di battaglia, lo vado a prendere così quel lupo di merda. Dov'è?
Dov'è che me lo mangio a colazione? Cioè, veramente me lo mangio così. Tanto alla fine la nostra orda è impossibile, che ultimamente sono pure finiti i mostri. Quindi, diciamo, il lato puramente psicologico inizia a cedere. Non so se resisteremo per 3 minuti. Io me lo auguro, onestamente. Per 3 minuti sì, che poi indovinate chi è l'unico che non soffre la fame? Quello che ha il cazzo del pane che gli impedisce di soffrire la fame. Che a proposito, direi che possiamo darlo a uno un po' più utile, se almeno evitiamo se succede qualcosa che mi ci, insomma, mi abbia problemi. La pepita dell'oltretomba te la do, tanto non serve un cazzo, e in più anche perché tu hai tanta stamina, tanta psicologia, tu no. Accessorio, rimedio, accessorio, dimmi che questo è un accessorio. Solo un oggetto di questa categoria può essere equipaggiato. E viene considerato un accessorio. Ah! E se accettiamo questo scambio, che succede? Non ho capito. Ah, ok, lo puoi usare. Per massimo tu che non puoi usare questa roba, beh, chi se ne frega. Gettala per terra. Gettala. Vabbè, l'importante è che... Vabbè, ce l'ha, l'importante è che non la usa. Allora. Mi si è buggato. Mi si è buggato. Ecco. Sto provvedendo a trovarvi del cibo. Più o meno. Ci sto provando. Non cagatevi il cazzo, sto facendo il possibile. Quindi andiamo a cacciare questo lupacchiotto. Si trova da qualche parte qui, chiaramente. Qui abbiamo del cibo. Vi prego, datevi del cibo. Del maledettissimo cibo. Vedete i cadaveri, mangiatevi i cadaveri. Che cazzo ne sono, ragazzi, organizzatevi in qualche misura. Alla fine abbiamo solo 2 minuti. 2 minuti, dai ragazzi, 2 minuti e abbiamo finito. Resistete il più possibile. Secondo me mi odieranno appena ho finito di fare tutta questa roba. Cioè, cazzo, loro mangiano le erbe gialle praticamente. Si saziano con quelle. Che non so quanto sia salutare come roba, però facciamocela passare bene. Ok, lupi. Tanti lupi. Mio piccolo cumuletto! Dammi del cibo! No, vaffanculo! Quante cazzo di robe ho, veramente inquietante. Salva. 2 minuti, signori. 2 minuti alla fine. 2 minuti e ce la facciamo. 2 minuti e ce la facciamo. Ok. Vai. Ucciso, però chiaramente non mi dai i miei 100 pezzi di coso. Perché non ti ho usato il grido? Vaffanculo, posso ucciderlo come mi pare, il lupo. Stronza. Dai, 100 di cibo saremmo stati a cavallo, non avremmo avuto più bisogno di nulla. Ma questo non me l'hai visto. Vaffanculo. Ti prego, resistete ragazzi, qualunque cosa succeda. Ti prego, resistete qualche 1 minuto e 28, 1 minuto e 28, che può sembrare un'eternità ora come ora detto così. Però effettivamente resistete un pochino. Ok. Avete anche un po' di vita, perché no? Scrigno, che avrà del cibo. A fattura. Proviamo ad attaccare l'orso leggendario, ma se ne avessi già uccisi di altri. Il problema è che non mi è prontamente utile, per semplice motivo che... Ok, ho ammazzato l'orso e ora mi dai dell'oro. Che a me non serve, guarda caso. Non mi serve proprio un cazzo l'oro. Se disseppellisci del cibo. Sì! Disseppellisci del cibo. Grazie. Grazie. Grazie ragazzi, durerà poco. Ma comunque abbastanza.
Ok, 20 di oro, 24 secondi, signori, 24 secondi, siamo a cavallo. 20... Io non ci credo che sono riuscito a finire una mappa di Gord senza fondare nemmeno un insediamento in questa che dovrebbe essere comunque una delle più difficili. Yeah, becca. 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Boom! Look, the snow is starting to melt. Finally. Winter is coming to an end. We can move out. In realtà quell'avamposto non esiste. Cosa ti succede, mia piccola lincia? Raven! How did you... Are you spying on me now? Non credo sia. Ah no, è proprio Raven. I wish I could. I would find and protect you much, much sooner then. Protect me? From what? From yourself, sister. From your own weakness. You see, you were always scared to do whatever had to be done. Remember? I don't know what you're talking about. We were supposed to take care of our vegetable plot. Our main source of food back then. It attracted this little fluffy rabbit. You were so devoted to Doyla's lies. You would rather let the rabbit eat all our food and have us starve than kill it. No, no. You preferred feeding it and playing with it. I was a kid, and I managed to build a fence that... Why are you even... Oh, no, Lynx. No, you didn't. The rabbit stopped coming back because I caught it, and I killed it. I skinned it and made a stew. And you, dear sister, you ate it. And I remember what you said then. Oh, how tasty, Raven. Thank you. You're the best sister. Potete smetterla con questa soppopera da quattro soldi, onestamente. È un po' triste. Questa scena, onestamente, si poteva evitare da molto di... la cattiva che è forte, che in realtà è debole. È sentimentale. There must be something about this place. But I'm fine now. Let's go. We shouldn't waste time. Una cosa è certa, non so dire se è proprio la sorella, perché la sorella avrebbe detto qualcos'altro più chiaro questo intervento. E abbiamo sopravvivenza, porta a termine il sette scenario. Crisi immobiliare, porta a termine lo scenario senza iniziare la palizzata. Ah... Che bello, è di soddisfazione fare una roba simile. Dicevo, non sono sicuro sia proprio Raven, perché prima di tutto se è proprio Raven è una scena triste, cioè lei che va lì, ah sorellina, guarda il coniglietto, è triste. Perché se io dovrei andare da mia sorella per dirgli qualcosa e siamo in guerra, proverei a dargli dei falsi piani, a scoraggiarla, non dire ah, oh, il coniglietto da piccola. Quindi quello che mi viene in mente è che forse sia qualche essenza che ha preso il corpo della sorella di... cioè le sembianze della sorella di Lynx per tentare di rovinarle un po' il morale, non dico farle impazzire, però ledere un po' il morale. Però non lo so, certamente come scenetta era oggettivamente triste, ma triste non di strappalacrime, triste proprio... narrativamente debole, ecco. Abbiamo preservato quest'inverno, ha terribilmente indebolito i nostri corpi, ma la vera sfida ci attende all'interno del labirinto di fronte a noi, e questa non sarà un'impresa della carne, bensì dello spirito. Ma signori, innegabilmente, fatto ciò, sono costretto a rammentarvi che il tempo è tirato, e ci possiamo beccare nel prossimo episodio.